È giovedì, come sempre si parla di mercato, nostro ospite Carlo Laudisa, di solito tiene lui la rubrica, però in questo momento il mercato del Milan è tutto un mercato in fieri, chi dice colpo di mercato, attenzione, gli obiettivi, no, stanno lavorando, stanno capendo. Allora inizio subito con Carlo Laudisa con una domanda subito chiara. Detto che Milan, il grande obiettivo del Milan della prossima estate sarebbe potuto essere un attaccante centrale. Origi mi sembra che stia dimostrando in queste ultime partite di essere un grande attaccante e questo non mi sorprende. E ha detto una cosa intelligente Paolo Maldini: le strategie di mercato cambiano sempre in base alle risposte della squadra. In questa situazione con Origi che, come pensiamo, possa confermare tutta la sua grandezza, Origi e lo stesso Giroud possono bastare secondo te? Ma nella tua osservazione, Carlo, appunto devo farla raddoppiarla, perché le cautele che erano inizio stagione per Origi erano anche per Giroud. Invece Giroud a 36 anni sta dimostrando di poter prendere in pieno non il ruolo mediatico o carismatico di Ibrahimovic, bensì quello tecnico. E quindi con un Giroud confermato a grandissimi livelli, come lo stiamo vedendo in questi mesi, in coppia con questo Origi, che trovi una costanza di rendimento, perché anche nelle passate stagioni, al di là dei condomini, ha sempre avuto dei problemi fisici che gli hanno impedito di essere costante. Quindi io direi però che non può il Milan rimanere con questa batteria di attaccanti, perché se si conferma Giroud, se si conferma Origi, e bisogna vedere se Rebic resiste in questo ruolo di rincalzo fisso e se non sia più giusto invece andare comunque nella ricerca di un attaccante giovane che si metta in luce nel tempo. Faccio un nome, Armando Broia, che è un nome che piace. Sì. I rapporti tra Milan e Chelsea sono eccellenti, però è un lusso, mi sembra di sì, ma me lo devi dire tu, Broia, Giroud e Origi, stando così le condizioni di Origi, chiaro, se poi sta qualche problema non possiamo sapere. Allora, qui stiamo parlando in positivo, no? di giocatori già in rosa, però il mercato parla anche di cessioni, per cui non dobbiamo essere realisti. Se il Chelsea dovesse insistere per l'estate per Leao e non dovesse arrivare un prolungamento di contratto nel frattempo, io non escluderei che nell'affare possa entrare proprio Broia. Si è parlato anche di Ziyech, ma non voglio portarmi troppo avanti, però sicuramente un attaccante come Broia può essere un investimento per il futuro. Siamo tutti d'accordo che, salvo cataclismi che dovrebbero arrivare in queste prossime cinque, oppure magari con degli avvenimenti particolari nel mondiale, sarà un mese di gennaio abbastanza piatto per quello che riguarda Milan. Per quel che riguarda il Milan, sì, mentre il mercato in assoluto credo che sarà scoppiettante, anche perché c'è la vetrina mondiale e non va mai sottovalutata. E ci sono le immancabili grandi società a caccia di colpi per riparare i deficit di inizio stagione. Faccio un pensiero in Italia. La Juventus in questo momento è in grande difficoltà e non è da escludere, anzi, se non dovesse chiudere come prevedono a Torino in zona Champions League, è probabile che avvengano tanti cambiamenti e soprattutto, se non dovesse cambiare allenatore, dei rinforzi ulteriori per Allegri. Questo per rimanere in Italia. Ma insegna, non hanno problemi di budget e quindi l'ultimo esempio, quello di Emery, è emblematico, no? Hanno deciso di portare via Emery dal Villarreal con 7 milioni all'anno per 5 anni e l'Aston Villa non ha avuto alcun problema. Il mercato di gennaio io credo che quest'anno
sarà eccezionale rispetto alla media, perché evidentemente ci saranno sia risorse che esigenze particolari. Per il Milan apparentemente no. Io non voglio fare la Cassandra, però attenzione sempre al tema di Leao, perché Leao è un capitolo che sta lì dietro l'angolo, non c'è ancora alcun accordo nonostante la buona volontà del Milan, e questo è un elemento da tenere in grande considerazione. Chiaro, spero proprio di no a gennaio, ma un aggiornamento sul rinnovo di Leao e di Bennacer. Allora, il rinnovo di Leao è bloccato, perché è vero che contro Di Maldini e Massara con l'avvocato unico rappresentante legale del giocatore, ma anche in chiara rotta con la famiglia Leao, perché il retroscena di quel giorno in cui era previsto un incontro collettivo è stato proprio il litigio fra papà Leao, fra Antonio Leao e l'avvocato francese, che continua a essere forte di un delega sino al febbraio 2024, quindi lui non fa passi indietro. Litigio secondo te figlio di che cosa? Perché Leao, papà Leao, spinge per far rientrare ufficialmente Mendes in questa trattativa. Poi c'è tutta la vicenda che abbiamo spiegato tante volte, quella della causa con lo Sporting di Lisbona, che è risolta sul fronte Leao. Invece ha ancora degli elementi di dubbio sulla sponda Lille. Quindi il Lille in che termini contribuirà al pagamento di quei 19 milioni? E questo è un freno per il giocatore, che guarda caso vorrebbe accelerare quell'accordo con il suo vecchio club, ma il Milan in questo caso è nel mezzo, per certi versi impotente, perché la volontà del Milan in questo caso non è decisiva, anzi, per quanto Maldini e Massara si stiano dando da fare per rinnovare e la proprietà consente, questo però non basta, perché è una situazione davvero davvero incancrenita da problematiche eccessive, molte anche gratuite. Mi riferisco sempre alla sponda Leao, ovviamente. Sì, mi sembra che Leao stia molto bene qui. L'altro giorno, dopo la partita, è andato sotto la curva a ballare. Insomma, sì, sì. Deve esprimere lui la volontà, però chiaramente anche lui è in uno stato in questo momento di preoccupazione, quindi sai, non mai lucidi nella decisione, perché tutti noi in una situazione del genere ci sono troppe varianti. Diciamo che al di là della sua volontà, che credo sia limpida di rimanere, ci sono questi problemi che lui stesso, forse per superficialità, ha creato nei mesi scorsi. Quindi diciamo che è prigioniero di eventi che sono anche al di sopra della sua volontà. Questo è il paradosso della vicenda Leao. Il Bennacer? E Bennacer, lì la situazione invece è economica, è solo economica, perché c'è sempre quel nodo del decreto crescita, no? Perché Milan aveva fatto un'offerta dal suo lato equanime per Theo Hernandez, per Bennacer e per Leao. L'ha alzata per Leao per molti motivi, ma evidentemente con quel budget a disposizione Bennacer guadagna meno di Theo Hernandez e lui rivendica uno stipendio più alto. Quindi qui stiamo parlando di una contrattazione, una cosa, diciamo, una trattativa classica più lineare, sì, però non per questo più semplice, perché bisogna vedere anche la politica di Cardinale, del nuovo ministro delegato, se ci sarà un nuovo ministro delegato, per capire che il monte stipendi, se vengono fatte altre eccezioni, perché detto molto chiaramente, se poi alla fine Tonali ha appena rinnovato e prende meno, si rischia di alzare la temperatura nello spogliatoio, e su questo il Milan è stato molto bravo in questi anni, no? Perché ha sacrificato dei giocatori, però ha tenuto compatto il gruppo anche con politica retributiva economicamente equa, senza partire da sperequazioni. Sei sorpreso di queste difficoltà? Tu hai visto tanti giocatori arrivare, giovani, eccetera. La tendenza mi sembra giusta, è aspettiamolo, devi uscire da questo momento. Forse è stato portato troppo in alto, adesso lo portano troppo in basso.
Ma a livello di mercato ci potrebbero essere delle mosse clamorose, secondo te? Non a gennaio, ovviamente. No, non credo, meglio, non auguriamoci l'irreparabile, cioè che decadrà entri in crisi irreversibile. Come dicevi tu, anch'io sono di questo avviso, è stato sovraccaricato di responsabilità. Poi, a mio modo di vedere, e questo è una mia opinione, c'è una questione anche di definizione nel quadro tattico del Milan, che sinora è sempre stato molto fluido, no? La bravura di Pioli è stata di utilizzare i giocatori anche in ruoli apparentemente diversi, ma in realtà sempre funzionali a una manovra collettivamente di grande livello. De Ketelaere doveva fare il salto di qualità, far fare il salto di qualità al Milan sulla tre quarti, no? Ondeggiando fra il centro, la destra e la sinistra. E questo forse in Serie A è più difficile di quanto non fosse in Belgio. E questo sicuramente De Ketelaere lo sta pagando. Io aggiungo che anche fisicamente ha delle caratteristiche che qui lo rendono più vulnerabile. Dà l'impressione sicuramente di dover avere più, non dico cattiveria, perché è un'espressione forse superficiale, sicuramente un'esperienza che in Serie A va fatta in maniera considerevole. E poi ovviamente adesso si capisce che lui ha perso la fiducia in se stesso, no? Quindi bisogna aiutarlo e questo credo che sia il motivo principale per cui Pioli lo sta seguendo con particolare attenzione, come merita. Mi sembra che il mercato del Milan, che fino a un paio di settimane fa la domanda era: ma quanto sta influendo sul campio, sulla stagione del Milan? E molti rispondevano poco. Adesso, perché ci sono le evoluzioni, no? Mi sembra che stia incominciando a essere più apprezzato per Origi, De Ketelaere, chiaro che bisogna aspettarlo, gli salvataggi di Cho, quando entra Vranx. Mi sembra che sia un mercato chiaro, non con la stellona, ma potrebbe essere Origi e potrebbe essere De Ketelaere, però incomincia a essere un mercato che sale di voto, mi sembra. Sì, sale di voto mediamente perché poi se ci voltiamo indietro, a parte Ibrahimovic, tutti gli acquisti della gestione Maldini inizialmente sono entrati in punta di piedi, ma non per deficit di qualità, ma perché pedine di un progetto a medio termine. E questa è invece la forza, no, del Milan, che è riuscito nel tempo a inserire nel gruppo dei giocatori, molti hanno imparato. La crescita è sicuramente un fenomeno, quando è collettiva, che crea entusiasmo e anche contagioso dal punto di vista. Io credo che questa, la molla psicologica, oltre a quella tecnica, sia stata rilevante nel successo di questi anni e Un continui a nome, esserlo. direi che oggi fare un nome di un giocatore che possa arrivare al Milan a gennaio, abbiamo detto difficile, mi sembra esercizio. Ci sono dei giocatori potenziali, ma sinceri. So che Paolo Maldini e Ricky Massara hanno continui, perché poi ci sono quelli, gli agenti che vengono fotografati mentre Sì. entrano a casa Milan, poi ci sono tutti quelli che non vengono fotografati, e quindi mi sembra che sono momenti di semina per capire, anche perché adesso non puoi sapere se ti serve un difensore centrale più che un centrocampista. Sì, abbiamo fatto per il nome di Broia, che a prescindere dalla vicenda di Leao è comunque un identikit interessante. La scorsa settimana abbiamo parlato anche di Lang, no? Questo esterno che già è del Bruges, che guarda caso ieri ha anche giocato, che può tornare utile. E Lang, secondo il mio parere, può essere comunque gli interpreti lì sul fronte offensivo. Bisogna vedere il carattere, Sì, attenzione. sì, sì, sì. Forse ne ha un po' più di Decatur, almeno da Lì quello magari che un po' un troppo po' troppo, esuberante. magari Senti, può. chiudiamo con due curiosità, ma mi interessano troppo e tu sai tutto di queste cose. Cristiano Ronaldo dove andrà? Prima domanda.
e la seconda, così rispondi insieme, credi alla notizia del Parisien di 92 milioni, mi fa impazzire, 92 milioni di ingaggio di Mbappé con 195 milioni alla firma. Questo petrolio è meraviglioso. Credi a questo e Mbappé, facciamo finta che voglia andare via, perché sembra che voglia andare via per un attimo, ma chi gli offre questi soldi? Ronaldo, allora, Mbappé. Cristiano Ronaldo, dopo lo sgarbo fatto a Ten Hag e l'esclusione, adesso è arrivata anche la pace. Io credo che Ronaldo stia diventando molto più remissivo, perché ha capito che in Europa, ma questo Mendes l'ha già assaggiato ad agosto, quando ha fatto davvero il giro delle sette chiese e non ha trovato. Anche in Italia? Anche in Italia. Beh, la questione del Napoli era stata effettiva, perché c'era stata la possibilità che Osimhen andasse al Manchester United, e in quel caso era tutto pronto per portare Cristiano Ronaldo a Napoli. E tra l'altro De Laurentiis credo che anche in pubblico lo abbia ammesso più volte, però quella opportunità non si è verificata e al momento non se ne intuiscono altre. C'era anche l'ipotesi romantica che tornasse allo Sporting Lisbona, ma non c'erano i presupposti economici. Allora Ronaldo cosa deve fare? Deve scegliere di andare fuori dall'Europa, magari andare negli Emirati Arabi o in Arabia Saudita? Non so se il suo orgoglio lo spinga tanto. Per venire a Mbappé, alla fine quelle cifre, magari potrebbe esserci un errore relativo, ma sono quelle, altrimenti non avrebbe detto no al Real Madrid Mbappé a scadenza di contratto. Io invece, a proposito della sua crisi, proprio perché non ci può essere un problema economico con Altani che paga quello che è, lì l'unico problema è Neymar. Ecco perché io, fossi nel Milan, oltre che al Chelsea, farei attenzione al PSG per Leao. Ti fermo, il Milan lo sa che c'è che ci potrebbe essere in fila anche il Paris Saint-Germain. Ma proprio perché il PSG, secondo me, in estate manderà via Neymar. Questo è segnato e Mbappé rimarrà al PSG. Poi sarò smentito dai fatti, ma attenzione a questo scenario. Cioè Mbappé, il problema è con Neymar, non certo sì. Con Messi. Se sacrificano Neymar, allora, Neymar cosa costa? Mi sto interessando per il Milan, faccio finta di essere Paolo Maldini. E adesso credo che avesse una quarantina di milioni, 38 milioni, non vorrei sbagliare. Però poi ingaggio? Sì, però ne ha presi talmente tanti. Il Milan potrebbe interessare questi 38 milioni per 4 anni, cioè totale, anzi 5 totale. Cioè non all'anno, 40 milioni in 5 anni. Per come ho visto muoversi il Milan in questi anni, questo Milan, ci fosse Berlusconi, allora ti direi sì. Berlusconi e Galliani ci avrebbero pensato. Questo Milan non mi sembra. Scherzando, infatti dicevo infatti, 40 milioni nei 5, non per anno. Ma poniamo anche per assurdo che Neymar si ribassi lo stipendio. Non mi sembra che sia il calciatore che possa intervenire. Perché colgo l'occasione per dirlo, quest'anno il mercato è stato esemplare, quello del Napoli, perché ha fatto una rivoluzione epocale, mandando via giocatori ormai a fine carriera e spuntando sui giovani, e i risultati gli stanno dando ragione. Il Milan è nella stessa stregua, altrettanto non si può dire per Juve e Inter, che invece l'Inter ha provato con Aslani e Bellanova adesso a invertire la rotta, però negli ultimi anni ha puntato molto sugli anziani, e il futuro va calibrato bene dando adeguata fiducia ai giovani, quello è la ricetta migliore. Ma anche per colmare il gap con la Premier League, che è l'obiettivo del Milan? Il Milan è un turbo diesel, è una politica che comporta pazienza, tempo, però è la via giusta, perché poi la sostenibilità, che è un concetto ormai speso da tutti, però è la base per assicurare un futuro a un club che peraltro con uno stadio sempre pieno, entusiasmo al di là dello scudetto, perché il popolo rosso-nero aveva dato una spinta proprio
per questo titolo con un entusiasmo che non si vedeva da tempo, no? Quindi c'è tutta una ricetta perfetta che dimostra come quando si semina con intelligenza e con l'adeguata accortezza, anche se Donnarumma è andato via, anche se Gessi è andato via, anche se Çalhanoğlu sono andati tutti via, non si ricorda più quasi nessuno, no? Perfetto, ti ringrazio Carlo. Io ringrazio te come sempre. Avremo tutti i giovedì un appuntamento, vediamo poi, ti ripeto, il mercato che cosa posso offrire, se viene sottolineo. Però mi sembra che va improntato, come facciamo sempre noi nei nostri video, sulla serietà. Se c'è qualche nome interessante lo seguiremo, altrimenti per adesso sparare dei nomi non serve. Ti ringrazio tanto e al prossimo giovedì con gli aggiornamenti di mercato italiano, rosso-nero ed europeo. Grazie. Buona settimana a tutti, ciao.